God Save the Wine, siamo qui a Villa Viviani ma con Villa Bibbiani, c'è questa omonimia, ma siamo praticamente all'altra parte opposta di Firenze. Qui siamo a Settignano, Villa Bibbiani è completamente all'altra parte, verso Vinci, verso Empoli, quindi una zona storica del vino toscano ma non abbastanza celebrata. Però le cose forse, Marco, sono destinate a cambiare. Ecco, cosa sta succedendo in questa tenuta che è molto fastosa, perché è un grande investimento, una di quei progetti grand'air che il Covid sembrava destinato a troncare, invece in realtà le cose vanno avanti. Sicuramente, con l'arrivo della nuova proprietà, con Giorgio Rapier III, ha portato una ventata di freschezza in una zona che era stata un po' dimenticata, nonostante abbia una storia direi millenaria, perché le prime voci di produzione del vino in Villa Bibbiani sono dell'Ottocento e quindi ha dietro una storia e un territorio che ha tantissimo da dare, e grazie a lui ha riportato in voga un po' una parte un po' nascosta, diciamo. Quindi ecco, il territorio ovviamente è contento, perché lui sa, al di là chiaramente quando arrivano tanti soldi su un territorio l'impressione è sempre positiva, però mi sembra che il modo in cui si sta muovendo, per essere un americano, è molto estremamente rispettoso del territorio. C'è tuo padre che lavora lì da una vita, che ovviamente si è guardato bene da rimpiazzare, anzi gli sta dando carta bianca. Io sono stato a vedere i vigneti, c'è veramente un'attenzione al dettaglio pazzesco, io non vedo l'ora che sia visitabile, perché effettivamente un'operazione con così tanta grazia e amore per la Toscana se ne vedono poche. Non a caso anche tutto il giardino botanico che troviamo intorno alla villa è stato riportato agli antichi splendori, proprio per non andare a intaccare quello che Villa Bibbiani è. Una realtà storica importante del nostro territorio. Ecco, la zona è il Chianti Montalbano, quindi una zona, io lo conosco bene perché il vino della tavola, da tavola di ogni giorno da Burde, il vino della casa, è un Chianti Montalbano declassato, quindi è un Chianti veramente quotidiano, straordinario, favoloso, bellissimo. Però nel bicchiere ho il Treggiano, che è il vino dove si comincia a vedere un po' di complessità, il Cabernet, il Sangiovese, l'invecchiamento in legno, è un vino già un po' ambizioso, e quindi a chi piacerà il Treggiano? Allora, sicuramente il Treggiano è un vino che piace molto alle donne, perché qua il Cabernet lavora molto bene nel legno, qui fa un 6 mesi di passaggio in botti grandi di Slavonia e successivamente 6 mesi in barrique francese, quindi c'è un bellissimo connubio fra un'uva sangiovese classica del nostro territorio e un'ulteriore uva che tendo sempre a ricordare, che è il Cabernet Sauvignon, che da noi possiamo dire è un vitigno autoctono. Beh, ormai sì, soprattutto la zona loro non è molto lontana da Carmignano, che è una zona dove il Cabernet è arrivato per la prima volta in Italia, non solo in Toscana, e da dove anche sembra che i marchesi Antinori abbiano andato a prendere le barbatelle per fare il loro cominciare a fare il loro solai al Tignanello. Quindi sicuramente un vino furbo ma con una freschezza, una piacevolezza veramente tipica dell'empolese e di queste zone toscane. Però per chi vuole mettere la prova a Villa Bibbiani, io consiglierei di fargli assaggiare il Sangiovese in purezza, perché chiaramente in Toscana se non sa fare il Sangiovese non ci venire. Ecco, questo è il nostro Pulignano, questo è un 100% Sangiovese, qui abbiamo dei vitigni, delle piante che hanno fra i 35 e i 50 anni, siamo a un'altitudine all'incirca di 250-300 metri, sempre rivolto a sud, quindi ha una buonissima esposizione. Questo è un po' la nostra bandiera, è quello che siamo, non a caso quei 5 ettari che abbiamo in produzione arriveremo a 1,5 ettari, quindi a livello economico è solo rimessa, ma non possiamo prescindere dal fatto che è la nostra bandiera. È una bandiera fatta di elementi rugginosi, sapidi, l'arancio, l'agrume, non solo la frutta di bosco, è una beva particolare, un modo di aggredire il palato e rilasciare con calma la dolcezza, che è veramente tipica del Sangiovese e con un carattere che probabilmente è solo di questo territorio. Quindi una bellissima scoperta e un grazie per questa proprietà che ha messo la lente in ingrandimento a un territorio che anche gli stessi fiorentini non conoscono e che invece nei prossimi anni cominceranno a scoprire. Grazie mille, Marco. Grazie mille a voi.